Allora, Simone, ho sentito che veramente in te il bisogno di parlare un po' della tua filosofia sul riso. Sei un amante del riso, adori i piatti a base di riso. Siamo qui per ascoltarti. Ok, allora, questo è un risotto che ho inventato io, Sì? quindi posso dire veramente il mio risotto. E io con il riso ci tengo molto particolarmente. Infatti sono andato a prendere il risotto in risaia, in provincia di Novara, Sì. dove c'è questa famiglia dove coltivano il riso a mano. Sì, È veramente perfetto, quindi squisito. qualità eccelsa. Allora, per fare un risotto bisogna prima tostare la cipolla, come vedete, poi mettere il riso, Sì, e farlo ti sto tostare. seguendo. Sì. Allora, c'è molte teorie che dicono: ah, non bisogna mai girare il riso perché sennò il chicco si rompe. Invece io dico, se uno fa la tostatura, fa una bella brillatura del riso, il chicco non si spezza mai. Ma per fare questa bella brillatura bisogna far tostare il riso con la cipolla e l'olio. Quando il chicco di riso ti scotta la mano, io bagno con il vino di solito bianco, ma nel mio caso vino rosato, in onore del Salento. Quando il chicco scotta alla mano, io bagno con il riso. Fa una questione di brillatura, fa uno shock termico e il nostro riso non si spezzerà mai. Perfetto, il brodino quando inizierai ad aggiungerlo? Il brodo lo iniziamo ad aggiungere appena dopo fatto sfumare il vino, Sì. così non rimane acido il nostro Allora, riso. tu sei stato chiarissimo, hai espresso diciamo la tua teoria, avremo modo di verificare. Perché fosci in cucina anche qui per questo. È giusto? Ok, a dopo allora.